Il Dragona di Morazzini e l'Aranova di Palluzzi di nuovo a confronto, le separa un solo punto, girone di ritorno tutto da decifrare e il futuro passa anche da questa sfida. Iniziano con buon piglio i rossoblù al quarto, dalla lunga distanza Bonanni, Dovidio risponde bene e il portiere chiamato a sostituire Volpato si ripete 4 minuti dopo, ancora su Bonanni in diagonale. Si fa vedere il Dragona al dodicesimo, lo spunto di Urso e la conclusione potente, palo clamoroso, poi Mazzei da due passi la consegna a Molon. Al sedicesimo il vantaggio dei gialloneri, Zappellini sotto pressione sbaglia, Jegri stoppa e conclude a rete, Molon respinge ma in seconda battuta Urso in estirada mette dentro il pallone dell'1-0. L'Aranova è sotto ma gioca bene, da metà campo Cipollone vede il movimento di Barcaioli e lo serve, stop a seguire che imbarazza Corvino, tutto bene, meno che la conclusione. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a spingere, un solo minuto e Barcaioli protegge e serve Bonanni, media è sulla traiettoria e salva tutto. Al decimo, altra opportunità per Barcaioli che da fuori area tenta il destro e Dovidio in due tempi salva la porta con un po' di titubanza, la stessa che forse soffre Stenbock quando spedisce in orbita un pallone interessante. Il Dragona si rifà pericoloso al diciassettesimo con un'azione tutta di prima, Natalizzi in mezzo per Mazzei che cicca il pallone. Poi al 23esimo su un passaggio errato di Colluccini, l'Aranova può distendersi in ripartenza con il capitano Roberto Lelli che attende il movimento dei compagni ma nessuno si muove, non si muove neanche il Dragone, allora va da solo, dribbling a Colluccini, esterno destro dal limite dell'area ed è un gran gol, strepitoso coast to coast di Lelli che percorre tutto il campo e poi lucidissimo firma l'1-1. La partita resta in equilibrio fino al 90esimo, prova Colluccini su punizione, Molon ci mette le dita e alza sopra la traversa. Ma al terzo di recupero Bonanni entra in aria, prova il destro a giro, forse deviato, Dovidio smanaccia come può, il pallone però precipita verso la porta, lo tocca Montepaone di spalla ed è gol. L'Aranova trova il sorpasso nell'extra time e di lì a poco festeggia una vittoria rocambolesca che gela un buon Dragona anche perché il sorpasso ora è anche in classifica.